Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dagli spini o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti dunque li riconoscerete. E siamo alla fine della prima parte del discorso che Gesù rivolge ai suoi discepoli nel discorso sulla montagna, che termina con questo capitolo 7 del Vangelo di Matteo. E una delle cose che vediamo anche più volte che Gesù rimprovera fortemente è proprio la falsità o l'ipocrisia. Fare delle cose semplicemente per farsi vedere e invece profondamente si è totalmente un'altra cosa. Le intenzioni sono totalmente altre. E fare delle cose per farsi vedere, per farsi a volte anche ammirare dagli uomini, come Gesù aveva già ricordato questo aspetto sempre all'interno di questi capitoli, ma importante invece è anche trovare un momento in cui uno si incontra con se stesso, e in quel se stesso si incontra anche con il Padre nel nascondimento, perché chi fa le cose solamente per farsi vedere, diceva, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Chi invece si incontra con se stesso e con il Padre in questa relazione profonda, questa è la cosa essenziale. E in questo senso parla usando questa immagine dell'albero buono, albero cattivo, che cosa è che nella nostra vita sta funzionando e che cosa invece non lo è affatto. E dice una cosa abbastanza forte anche: ogni albero cattivo che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. E dice già direttamente il risultato, la conclusione di tutto ciò. E quindi anche nella nostra vita, che cosa è che non funziona, che cosa deve essere tagliato, deve essere potato per produrre un frutto importante invece. Oppure domandarsi, non è tanto non sto facendo niente di male, ma forse non stai facendo neanche niente di bene. E allora forse anche la domanda importante potrebbe essere: che cosa, che frutto importante, significativo, che frutto buono stai producendo nella tua vita? Questo potrebbe essere un interrogativo importante. E Gesù alla fine dice: dai loro frutti li riconoscerete. Qual è quel frutto che io sto costruendo, producendo nella mia vita, dal quale sono riconosciuto, posso essere riconosciuto di fronte a me stesso, di fronte agli altri e di fronte a Dio nella sincerità della mia vita? Sia lodato Gesù Cristo.